Lucia Grossi, segretaria generale Will Temp, la storia accade in divenire, qual è il senso di questo libro e quindi di questa affermazione? Questo libro è la ricostruzione storica della nostra categoria, la Will Temp, una categoria della Will che nel lontano 98 si costituisce come coordinamento e man mano si evolve come categoria in rappresentanza del lavoro precario, sino ad arrivare ai nostri giorni, chiaramente. Un lavoro di costruzione di rappresentanza molto complicato perché quando parliamo di lavoro atipico, certamente non parliamo di lavoro a tempo indeterminato e quindi, come dire, di un dialogo quotidiano e ordinario con le lavoratrici e i lavoratori, ma di una costruzione molto capillare e quotidiana e anche faticosa per fare in modo appunto che le persone scelgano l'organizzazione, scelgano di affidarsi appunto rispetto alla loro vita, al loro percorso lavorativo ad una categoria che li possa rappresentare. Diritti che abbiamo cercato di costruire in questi anni con 5 rinnovi del contratto collettivo della somministrazione, oggi siamo al sesto rinnovo del contratto e che cerchiamo anche di costruire rispetto a tutte le altre tipologie di lavoro precario atipico come contratti di collaborazione, quindi la parasubordinazione, lavoro autonomo in modo particolare riferito a quelle che sono le false partite IVA. Quindi, come dire, degli argomenti molto attuali che comunque ricadono su uno scenario che è quello che attualmente viviamo, di un'economia complessa e che si riverbera sulle persone, sulle famiglie, a livello sociale e che noi proviamo in qualche modo a capire e a rappresentare. Le ultime rilevazioni hanno decretato che la povertà è aumentata, paradossalmente chi lavora è povero, quindi è un contesto assolutamente difficile. Come si pone la Will su questo? La Will si pone come si sta ponendo anche in questi ultimi mesi, con tante giornate in piazza, tante manifestazioni, tante richieste di dialogo con questo governo e con le controparti. È evidente che la situazione è complessa e che il dialogo sociale è alla base comunque di un'eventuale contrattazione che possa essere proficua appunto per le persone e per i cittadini. In questa fase, con le risorse del PNRR, le opportunità sono state e sono attualmente ancora tante e noi come organizzazione vogliamo stare all'interno di queste discussioni e continueremo a chiedere chiaramente di essere seduti al tavolo, come domani saremo in piazza a Roma, tra l'altro, per l'ennesima manifestazione che stiamo facendo sul tema della sicurezza sul lavoro, che in questi ultimi anni, mesi in modo particolare, ci sta toccando moltissimo, sta toccando tantissime famiglie che purtroppo vedono uscire un loro familiare di casa al mattino per andare al lavoro e al ritorno la sera non lo vedono rientrare. Quindi su questo, anche su questo, la nostra organizzazione sta facendo una battaglia enorme perché riteniamo che ci debba essere molta più consapevolezza da parte delle aziende, molta più tutela sulle lavoratrici e sui lavoratori perché la vita, a prescindere da tutto, è al primo posto. Per l'abbattimento di quelle che sono tutte queste forme di contratti atipici. Questo è un libro che sfogliandolo si legge pagina per pagina qual è la determinazione, il grande lavoro che è stato fatto rispetto a categorie che hanno contratti molto spesso atipici, a volte anche, diciamo, borderline e molto, diciamo, tra virgolette, non corretti, perché abbiamo, insomma, tanti contratti e anche lavoratori a nero, lavoratori che comunque non hanno tutele. E quindi la Will quest'anno lotta proprio contro il precariato, contro quei lavoratori che molto spesso sono fantasmi perché non hanno né contratti né tutele. Non ci fermeremo. Non ci fermeremo. Dopodomani abbiamo una mobilitazione a Roma, saremo presenti in centinaia anche dal Molise e noi portiamo avanti proprio la battaglia per la sanità, la battaglia per il lavoro, la battaglia per un fisco più equo, la battaglia soprattutto per la sicurezza nei luoghi di lavoro.